autorità civili e militari cittadine si sono riunite al Duomo questa mattina per festeggiare San Sebastiano, il santo patrono della Polizia Municipale. La ricorrenza, alla quale hanno preso parte centinaia di agenti napoletani, cade quest'anno nell'anno giubilare indetto da Papa Francesco ed è stata celebrata con una messa officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe. È un momento di festa per il corpo che normalmente si confronta ogni giorno con le criticità della città. Oggi pensiamo un attimo al bell'anno che è passato alle nostre spalle con le tante soddisfazioni, con qualche dolore abbiamo perso due colleghi in servizio. Oggi festeggiamo il giubileo per tutta la Polizia Municipale, non solo di Napoli, ma sono presenti anche diversi comandanti della provincia di Napoli. La cerimonia si è aperta con la lettura del Vangelo sul sagrato della Chiesa. Autorità e agenti hanno poi varcato la Porta Santa e partecipato nel Duomo alla celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale. Al termine dell'omelia, la Polizia Locale ha donato alla Chiesa ceste di generi alimentari da destinare ai più bisognosi. La manifestazione si è poi conclusa con la consegna di encomi al personale che si è distinto durante l'anno in operazioni di servizio e di due medaglie ai familiari di Vincenzo Cinque e Francesco Brunner, tragicamente scomparsi nel maggio 2015. Ricordiamo le donne e uomini della Polizia Municipale che fanno un lavoro difficile, spesso con pochi mezzi e poche risorse, con tante richieste legittime che noi sottoponiamo a loro, che i cittadini sottopongono a loro e a noi, ma ricordiamo che sono persone che sono ammalate e che sono morte per difendere altri cittadini, come il caso del luogotenente Vincenzo Cinque e del capitale Francesco Brunner, che anche oggi in questa giornata di festa e di vicinanza al corpo abbiamo tutti quanti noi voluto ricordare come esempio di cittadinanza attiva e di difesa e di onore della propria divisa. Va avanti anche la procedura di inserimento dei figli, come previsto dalla legge, all'interno dell'amministrazione comunale. La medaglia d'oro è un riconoscimento dovuto che lo Stato deve concedere a due poliziotti municipali che hanno difeso altri cittadini dalla crudeltà criminale che è avvenuta a maggio dell'anno scorso, quindi credo che sia un riconoscimento importante alla loro memoria, per i familiari ma per la città tutta.